Carissimi ascoltatori di SIE, Economia in pillole, oggi ci ha raggiunto telefonicamente il professor Mauro Gallegati, docente di macroeconomia avanzata presso l'Università Politecnica delle Marche. Benvenuto professore. Buongiorno. Nella puntata di oggi vorremmo parlare di una tematica quanto mai attuale, tra l'altro resa forse ancora più evidente dalla crisi innescata da questa pandemia, ovvero il modello che noi utilizziamo per analizzare quello che succede a livello economico è effettivamente ancora calzante oppure no? Stiamo parlando appunto del modello che è rappresentato dalla teoria economica neoliberista. Questo modello ad oggi è ancora utile per analizzare e comprendere la società? Risulta ancora funzionale, secondo lei, per l'eliminazione delle patologie come disoccupazione e inflazione? Dunque, il modello è ormai non è credibile per affermazioni degli stessi proponenti del modello. Si regge solo perché si è retto negli anni passati. Come se ci affidassimo a un modello per le previsioni del tempo, questo ci prevede solo i periodi in cui c'è il sole, non ci prevede quelli di maltempo. Mi pare di capire che quindi i presupposti stessi su cui si basa questo modello ad oggi non risultano particolarmente realistici. Il fatto, per esempio, che si basi sul comportamento, sulla previsione di un individuo astratto che esiste a prescindere dagli altri e quindi agisce indipendentemente da questi. Tutte le discipline al di fuori dell'economia ormai hanno raggiunto la convinzione che non esistano direttamente degli effetti causali, cioè che un aumento, per esempio, della quantità di moneta produce inflazione. Questo empiricamente, per esempio, non è dimostrato. Quello che l'economia si è inventata è la cosiddetta microfondazione, cioè la possibilità di spiegare l'andamento aggregato con quello individuale. Ora è un po' come cercare di spiegare il fatto che l'acqua conduca elettricità analizzando le componenti dell'acqua, le molecole di idrogeno e di ossigeno che non hanno quelle caratteristiche aggregate. Quando si mettono insieme si crea qualcos'altro. Per esempio, si dice: se vogliamo aumentare l'occupazione dobbiamo ridurre i salari, e questa sembra una cosa di buon senso. In realtà dimentica un altro fattore molto importante, che è che se io riduco i salari la gente ha meno soldi da spendere e quindi la domanda si riduce. Chiudo notando che Debre, uno dei fondatori dell'equilibrio economico generale moderno, diceva che era impossibile utilizzare il modello a fini di politica economica. Infatti, e Debre è anche quello che ha dimostrato che il modello non è per nulla fabile, per cui cicli economici e politica economica non è possibile valutarli in base al modello. Ad oggi ci sono delle alternative a questo modello? Se sì, quali? E soprattutto esiste una teoria completa che magari possa spiegare la complessità dei fenomeni che adesso stiamo attraversando? Ecco, una teoria della complessità è ancora non completa. I primi risultati sono molto promettenti.
il modello con agenti e eterogeni che interagiscono non è ancora formalmente definito. Entro poco riusciremo ad avere una specie di protocollo. Bene, io la ringrazio tantissimo, professor Gallegati, per il tempo che ci ha voluto dedicare. Avete ascoltato il professor Mauro Gallegati, docente di macroeconomia avanzata presso l'Università Politecnica delle Marche. Grazie ancora, professore.